Ciao ragazzi, buongiorno! Oggi mi preparo con voi, chiacchiero un pochino, che non lo facciamo da tantissimo tempo. Ho delle news da darvi, ho delle cose da raccontarvi, quindi mentre mi preparo, che sto andando dalla parrucchiera, a fare il colore, vi aggiorno su alcune piccole novità. Sto piangendo. Insomma, piccole novità, ragazzi, voglio semplicemente farvi, rendervi partecipi dei progressi della mia dieta e raccontarvi anche qualcosa di Celia, del mio cagnolino, perché insomma ve lo devo raccontare e quindi mandiamo la sigla e iniziamo a prepararci insieme. Eccomi qua, ragazzi. Allora, prima di tutto un bacio enorme a tutti quanti. Un grazie veramente infinito, non ho parole davvero per l'affetto che avete nei miei confronti, perché mi seguite, stiamo diventando sempre di più, perché per me è una comitiva, quindi io ne faccio semplicemente parte. E questa cosa mi rende veramente molto, ma molto felice e molto onorata. Detto questo, stamattina sto utilizzando questo siero alla vitamina C della Lucky Fine che ho ricevuto in omaggio da un venditore Amazon un po' di tempo fa. Questo aiuta un attimino a rinvigorire la pelle e a cercare di minimizzare le rughe. Sebbene non si veda molto, ragazzi, io le rughe ce le ho, soprattutto adesso che ho perso parecchi chili e che quindi mi sono sgonfiata. Perché avevo ovviamente tutto il corpo gonfio, pieno di liquidi, non solo di grasso, di chili in più, insomma, erano molti liquidi che c'erano anche sulla mia faccia. E quindi adesso che sono più magra, si notano ancora di più le rughe. Questo credo che sia comunque un siero abbastanza blando, infatti, spero di poter prendere al più presto un siero molto buono che mi ha consigliato sia Ombretta del canale Ombretta, che saluto e le do un grandissimo bacio, e ne ha parlato ultimamente anche Elisabetta Vitale in un suo video. E quindi prenderò sicuramente nota perché hanno parlato di un ottimo siero alla vitamina C e acido ialuronico che per me è necessario perché, come vedete, io ho delle macchie della pelle dovute sia all'età, diciamocela tutta perché non sono giovanissima, ma anche al fatto che quando io ero piccolissima e andavamo al mare, la mia mamma non mi metteva la protezione solare o comunque io scappavo e non le davo il tempo di mettermi la protezione solare. Ero così contenta di abbronzarmi questo naso con le lentiggini che ovviamente non facevo assolutamente caso al fatto che un giorno me ne sarei strapentita. Comunque, passiamo avanti. Ho messo quindi la mia base, il mio siero, ho aspettato che si asciugasse un pochino. Metto il mio contorno occhi. Ecco qua, ne devo mettere proprio una puntina che poi spalmo in tutti e due gli occhi. Questo qua è un siero, un siero, questo qua è un under eye cream, va bene, sì, un contorno occhi. Sono talmente abituata a leggere e a parlare in inglese che poi in italiano non mi vengono le cose. Non che io parli così tanto spesso in inglese, ma leggo tanto in inglese e quindi poi non mi viene in italiano. Comunque, questo contorno occhi che pare essere abbastanza buono, si può mettere sia di giorno che di notte ed è molto, ma molto idratante con delle particelle di caviale. Idrata veramente tantissimo, dice che deve ridurre le occhiaie. Comunque, andiamo avanti e utilizzo una crema alla bava di lumaca. Vi lascio giù tutti i link di questi prodotti comunque, che è molto buona. Guardate quanta ne ho consumata già, quasi tutta terminata. No, ancora ce n'è parecchia, eh. Guardate qua com'è
È proprio fantastica, si asciuga immediatamente sulla pelle e non unge assolutamente, ha un profumo fantastico. Lo so, fa un po' impressione perché sbavicchia, però vi posso assicurare che è fantastica, veramente, dà questa sensazione di pelle soda. Rassodata, veramente rassodata. E con il trucco è anche un ottimo primer. Infatti, io non uso primer perché questa crema è fantastica. La metto anche sotto il collo, zona in cui, avendo perso molto peso, adesso io ho l'ombra perché ho l'ombra della luce, ma avendo perso molto peso, questa zona qua è abbastanza mollicchia. Quindi devo cercare una crema rassodante e tonificante per il mio corpo. Allora, cominciamo. Vi comincio a parlare innanzitutto di serie e poi passiamo alla dieta. Devo essere velocissima perché ho appuntamento con la parrucchiera fra mezz'ora, ma ce la faremo sicuramente perché il mio trucco sarà molto semplice. Mi preparo perché quando poi vado a fare il colore e la piega mi piace essere comunque truccata e vedermi un po' meglio, no? Credo che siamo tutte sulla stessa onda. Allora, intanto utilizzo, sempre al contrario, questo qua è uno dei miei correttori preferiti di questo periodo della Essence, il Camouflage. Questo qua in particolare è il numero. Scritto 20 Light Ivory. Io lo metto qua, ma poi lo stendo anche un po' qua, visto? Ecco fatto. Allora, parliamo di Celia intanto, innanzitutto. Celia sta avendo dei problemi. Ad un certo punto ha smesso di utilizzare nel giro di una settimana, adesso da circa 2 settimane, ha smesso di utilizzare la zampetta posteriore sinistra. Ciò significa che io praticamente la devo accompagnare a fare qualsiasi cosa. La devo prendere in braccio per andare a fare i suoi bisognini. La devo mettere in piedi per mangiare, per bere, me la porto dietro nelle stanze quando mi sposto perché lei, se mi seguite da un po', sapete l'affetto che ha nei miei confronti, se lei è sempre con me, è sempre stata la mia coda e quindi vuole stare sempre con me. Oh, è bello questo brufolaccio. Oh, fantastico, visto come illumina questo fondotinta, è anche molto ma molto coprente. Oh, certo, adesso devo cambiare un po' tonalità perché siamo arrivati in primavera e comincerò anche ad abbronzarmi un po', quindi devo cercare un attimino qualcosa di più scuro, se non addirittura abbandonare in estate questi liquidi, questi cremosi, per andare soltanto ed esclusivamente sulle polveri, perché la mia pelle in estate tende a sudare. Adesso che sono più dimagrita, può darsi che qualcosa cambierà, ma ci credo poco. Comunque, sto utilizzando questi pennelli, fra l'altro, dei quali vi lascio il link pure, che sono fantastici. Veramente ho messo anche molto prodotto, potevo metterne molto meno perché con pochissimo prodotto riesco a stendere benissimo e non mi dà nessun effetto di pennello passato, cioè non si vedono le setole, ecco, non dà nessun effetto di pennello passato sulla faccia. E quindi che cosa stavo dicendo? Passerò sicuramente poi alla polvere, alle polveri, a un fondotinta compatto in polvere, vediamo un po' perché io in estate, ragazzi, sudo maledettamente. Allora, come cipria, la più scura che ho in questo momento è questa della Kiko, la numero 102 Compact Powder. E guardate qua dove è arrivata, eccola. Utilizzo questo bellissimo pennello a siena. Ragazzi, vi lascio il link di tutto quello che vi posso lasciare giù perché queste cose le ho comprate tutte su Amazon. Sia i pennelli che le creme che il siero, mentre il make-up no, ovviamente, potete acquistarlo nei vostri negozi di fiducia. O andate sul sito di Elisabetta Vitale, anche sul canale di Elisabetta Vitale, andate a guardare che lei vi lascia spesso, o iscrivetevi anche al gruppo Facebook
della Essence, il gruppo della Essence, dove lei lascia spesso il link dove poter acquistare online, il make-up della Essence, che è vero che ci sono le spese di spedizione, però ho dimenticato un passaggio importante. Ho dimenticato, ragazzi, parlando con voi, il fondotinta. E ora che facciamo? Voilà! Facciamo finta di niente e mettiamo il fondotinta. Allora, ragazzi, continuiamo con questa storia di Celia, così evito la malacompassazza. Vi metto il fondotinta sulla faccia. Eccomi qua, fondotinta. Allora, ragazzi, situazione Celia. Non si può ovviamente ritornare indietro, non c'è possibilità che riprenda a camminare perché purtroppo è un problema neurologico. Il problema che ha avuto è attribuibile ad una sorta di ictus o trombosi, che già lei ha avuto tantissimo tempo fa, dove sicuramente ne abbiamo parlato. Perché io avevo già il canale, quindi si tratta di o 2 o 3 anni fa, se lei ha avuto questo ictus la prima volta, a livello neurologico, dal quale fortunatamente si è ripresa nel giro di 24 ore. Lei non camminava più completamente, era rimasta bloccata. Soprattutto da un lato del corpo, quindi tutto un lato così stava così, la linguetta di fuori, non si poteva muovere, non camminava, si faceva pipì addosso, tesoro mio. E nell'arco di 24-48 ore al massimo, lei ha ripreso completamente tutto tranne l'udito, ha perso molto udito, infatti lei sente soltanto i rumori molto forti. Eccomi qua, scusatemi, non vi ho detto che ho utilizzato questo fondotinta della Bella Oggi, questo qua è fantastico, Acquami è la collezione dell'anno scorso, questo qua è il numero 3, full beige, questo qui, ho anche una versione un po' più scura che eventualmente potrei anche decidere di utilizzare più avanti, e utilizzo questa cipria della Kiko. Che guardate qua, ormai è arrivata agli estremi, però è la più scura che ho ed è la numero 102 Compact Powder ed è una cipria ottima, devo dire, la uso da un bel po' di tempo. L'altra della Essence era molto ma molto chiara, quindi ormai non è più il caso di utilizzare cipria, chiare. Passerò sicuramente alle polveri più avanti perché io in estate non sopporto i prodotti cremosi, i prodotti liquidi perché la mia pelle tende a sudare tantissimo e quindi eccomi qui. E quindi niente ragazzi, la situazione di Celia quindi è irreversibile, purtroppo speravamo che con il tempo potesse migliorare, ma stavolta invece non è stato così, sapevamo già che avrebbe avuto delle ricadute, non sapevamo quando, e le ha avute adesso. C'è da dire anche che Celia è un cagnolino di 11 anni e mezzo, con tutti i suoi problemi di salute che ha, problemi cardiologici perché non le funziona la valvola mitralica, ha delle crisi epilettiche, non ci sente. Ha la cataratta, quindi ogni tanto ha la piometra, che è una fortissima infezione all'utero che curiamo ogni volta che le viene con un antibiotico. Insomma, ragazzi, ne ha tantissime. La veterinaria, che è fantastica, quando vede Celia, dice: questo cane ancora non ha deciso come deve morire, perché ne ha talmente tante, ragazzi, che veramente non capisce come riesce ad essere ancora viva. Ha superato anche un profondo, importante, intervento, ad un tumore alla mammella, cioè proprio le ha avute tutte.
essendo cardiopatica grave, e lei mi ha detto, dice, io non lo so come ha fatto a sopravvivere a questo intervento. Infatti, io ero convinta che Celia non tornasse a casa quel giorno, invece è tornata a casa. Allora, ragazzi, io ho messo già la cipria. Vorrei fare, prima di fare il contouring leggero, perché vi ripeto, devo truccarmi velocemente, voglio utilizzare questa palette che mi è stata regalata da Elisabetta Vitale quando è venuta nel periodo di Natale, post Natale qui a Catania. Mi ha fatto questo regalo bellissimo. Guardate che bella questa palette della Shaka. Qua ci sono cioè veramente sono colori meravigliosi. Lei sa che io adoro le palette nude, e quindi è andata sul sicuro e ha fatto veramente un'ottima scelta. Fra l'altro, questa palette è fantastica. Allora, userò questo qui, il primo bianco che c'è, che è un leggermente shimmer, ma proprio leggermente, ed è molto, tinge molto, come vedete, è abbastanza. Come dire, abbastanza pigmentato, ecco, e mi piace tantissimo. Certo, con le mie rughette dell'età si nota un po' di più, si notano un po' di più, però vabbè, non fa niente, non mi creo nessun problema. Invece, ragazzi, passiamo adesso alla dieta. Allora, non vi parlo della mia dieta da tanto tempo, dal mio diario di Mari, dove vi ho raccontato vi lascio anche su poi il link magari, vi ho raccontato del mio primo appuntamento con la dietologa, dove avevo perso solo 2 kg. E sinceramente ce l'ho rimasta malissimo parlando con voi, perché ho detto, ma come, dopo tutti i sacrifici che sto facendo ho perso solo 2 kg? No, in realtà non avevo perso 2 kg, perché ero in un periodo premestruale, quindi già avevo messo un chilo di liquidi in eccesso dovuti all'ovulazione, insomma, al periodo maledetto che abbiamo noi donne ogni mese. In più non mi ha tolto neanche il peso dei vestiti, quindi insomma, vabbè, lasciamo perdere. Avevo perso sicuramente 3 kg più o meno. Ma ci sta, perché comunque per quanto riguarda questa tipologia di alimentazione, di dieta mediterranea, ci sta tutta, ci sta benissimo questo. Non è una tipologia di dieta che porta ad un dimagrimento veloce, e questo secondo me è molto più sano. Fra l'altro, vi invito anche ad andare sulla mia pagina Il Mondo di Mari su Facebook, dove ho condiviso la testimonianza di una ragazza che ha fatto lo stesso percorso mio. Forse ha iniziato un po' prima, o c'è andata giù di brutto con il fitness rispetto a me, che vado a fare la camminata veloce. Però lei ha ottenuto dei risultati fantastici. Lei, fra l'altro, è una bravissima, ragazzi, bravissima fumettista. Chi è appassionato di cosplay, di cartoni, di fumetti, può anche darsi che la conosca. Lei si chiama Elena Mirulla, andatela a cercare anche su Facebook. È una bravissima fumettista. E lei ha avuto grossi risultati. Vi parla di tutto ciò che ha fatto, del fitness in casa che sta facendo e tutto, e di tutti i canali YouTube che segue per fare il suo fitness in casa. Quindi andate a guardare un attimino la mia pagina Facebook per conoscere Elena, che fra l'altro è, vi ripeto, fantastica, è la mamma anche di 2 bambine, quindi anche lei veniva da 2 gravidanze, proprio come me. Quindi veramente complimenti, complimenti, tantissimi complimenti ad Elena. Ho truccato i miei occhi semplicemente così, ragazzi, non metto nient'altro. Ho utilizzato quindi il primo bianco, questo qui, e poi ho utilizzato questo e l'ho sfumato semplicemente nell'arcata superiore, andando leggermente qui. Basta, questo è il mio trucco di oggi. Adesso sistemo le sopracciglia e poi, insomma, sopracciglia, ciglia e rossetto, sì, quello che sarà. Allora, questa è una matita di Essence, questa qua con il
il coso, il cappuccetto, che è la numero, adesso qua non si legge più il numero, la numero credo che sia la 03 Brown, credo che sia la 03, ce n'era una un po' più biondo, beige, marroncino beige, che era troppo chiara per me. Questa qua invece è perfetta. Non sono brava a farmi le sopracciglia, assolutamente, ragazzi, questa è una cosa che devo affinare piano piano, devo imparare un po' meglio. Però quando ero piccola io mi toglievo le sopracciglia, come capitava prima, avevo una montagna di sopracciglia, però non sono stata molto brava, tant'è vero che ho tantissimo spazio qua che mi manca. Sinceramente, se dovessi provare ad avvicinarmi come sto facendo adesso, le sopracciglia e sbaglio e le avvicino troppo, non mi sembro nemmeno io. Dovrei provare a farmele disegnare da qualcuno che è bravo a disegnarle, anche per capire, per vedere un po' dove sbaglio, per vedere come sto con la reale forma delle ciglia che dovrei avere. Sono veramente molto curiosa. Vediamo se un giorno riesco a farmele disegnare da Gaia, da mia cugina Gaia. Allora, di che cosa stavamo parlando? Perché poi io mi perdo. Ecco qua. Ragazzi, meglio di così io non riesco. Anche fra l'altro, guardate, questa è più bassa e questa è più alta. Ma come devo fare? Può anche darsi che comunque, proprio perché vedete che sono proprio i miei peli che sono così, non è che posso fare miracoli. Va bene, ci sono riuscita, grosso modo. E niente, ragazzi, quindi prendiamo questo qua, così terminiamo. Questo qui era l'edizione limitata Fallback to Nature della collezione autunnale di Essence ed è un marrone scurissimo che sembra nero, bellissimo, anche a me è piaciuto tantissimo. Della stessa linea I Love Extreme mascara di Essence, questo qua, è stato ispirato all'autunno e quindi ha una colorazione marrone scura. Di cosa stavamo parlando poco fa? Di questa dieta e di Elena che ha condiviso anche la sua esperienza ed io l'ho voluta condividere sulla mia pagina, sulla pagina Facebook Il Mondo di Mari. Quindi andatela a leggere, così vi dà tantissimi consigli anche sullo sport da praticare, che non sia soltanto quello leggero che faccio io, ma io per ora, ragazzi. Mi sento di fare solo questo, poi magari più avanti. Quindi i miei progressi della dieta, perché io sono una chiacchierona e non vado avanti. I miei progressi della dieta, ragazzi, ad oggi io peso 63 kg. Sono partita da 71,4 kg, se non mi sbaglio, 71,3, non mi ricordo, e oggi peso 63 kg, quindi non ho ancora perso i 10 kg che mi aveva detto la dietologa, ma sono sulla buona strada. Sto seguendo la dieta della mia dietologa, a grandi linee sì. Ho voluto personalizzare con delle ricette un po' più accattivanti la mia dieta, perché se no, ragazzi, ci sarebbe stato un crollo, perché una dieta di questo tipo è un'abitudine alimentare, è un piano alimentare che devo portare avanti per tutta la mia vita. Non è una dieta che è fatta per dimagrire e poi abbandono la dieta e ricomincio da capo a ringrassare. No, deve essere una abitudine di ogni giorno riuscire a mangiare così. Cosa succede nel nostro corpo? Questo è quello che io mi sono spiegata. Mangiando in maniera sbagliata, con le proporzioni sbagliate, ovviamente si tende a prendere peso in eccesso. Se durante la nostra abitudine giornaliera, noi riusciamo ad assumere le quantità personali giuste per il nostro fabbisogno giornaliero, quindi è molto personale la quantità. Per questo io quando vi condivido dei menù o delle ricette non vi dico mai quanto mangiarne, perché ognuno di noi ha
le proprie quantità, ovviamente. Ma se ognuno di noi riuscisse ad assumere le quantità giornaliere giuste, il nostro corpo piano piano comincerà a perdere quei chili in eccesso, fino ad un certo punto a fermarsi. Non perché il metabolismo si è fermato e quindi dobbiamo cercare di potenziare, di togliere ancora di più. No, io penso che ad un certo punto, se ci si ferma, ovviamente quando si fa un piano alimentare che si deve mantenere nel tempo, quando ci si ferma vuol dire che si è raggiunto il peso forma. Aspettate però, sto parlando così, questo è quello che io immagino che succede nel nostro corpo. Se c'è qualcuno che ne sa più di me, sicuramente c'è qualcuno che ne sa molto più di me. Ditemi se sbaglio o se quello che ho intuito è vero. Allora, sto facendo un contouring molto semplice con quello che mi è rimasto di questa terra della Wycon. Devo andare immediatamente a comprarmi una terra perché io amo le terre e in estate utilizzo sempre queste qua. Quindi devo andare al più presto a prendermi qualche terra. Una terra, no, qualche, una sola. Basta una sola. Quindi praticamente cosa succede? Ho perso questi quasi 10 kg, 8 kg, 8 kg. E ragazzi, mi sento benissimo. A volte, perché sono un essere umano, ve lo dico sempre, a volte sgarro, ma quando si sgarra deve essere comunque uno sgarro decente, non ho mangiato 2 kg di gelato perché mi sentivo depresso, no, assolutamente. Ogni tanto un piccolo sgarro si può fare, anche perché nell'ottica di mangiare sempre in questo modo è normale che ogni tanto delle patatine fritte, una cosa più particolare ce la possiamo concedere. La cosa importante, secondo me, è ritornare in carreggiata il giorno dopo, senza punirsi, senza fare tipo, no, ieri ho sgarrato, quindi oggi faccio tisana, brodino e pane e acqua perché ieri ho sgarrato. Assolutamente no, io non sono d'accordo con questa cosa, perché comunque la cosa che ti mantiene e che non ti fa prendere peso è quello di assumere le giuste calorie ogni giorno, sia che ne mangiate di più, ne assumete di più, che ne assumete di meno, il vostro corpo produrrà peso in più, anche se mangiate meno calorie rispetto al solito. Bisogna mangiare le calorie giuste per il proprio fabbisogno energetico. Quindi, ragazzi, io ho perso tutto questo peso, l'ho perso bene in tutto il corpo, devo dire. L'unica cosa, ma questa è una cosa mia di salute, no, di salute, scusatemi, di famiglia, una conformazione di famiglia corporea, che è la pancia. La pancia è la cosa più difficile, fra l'altro, da perdere, perché è la zona del corpo che si muove di meno. E voi mi arriverete subito a dirmi: Mari, devi fare le flessioni, devi fare tanti addominali, ma io odio fare gli addominali, odio fare gli addominali, ragazzi, più forte di me, è una cosa che odio. Però, insomma, vediamo se riesco a convincermi. Voglio mettere un altro po' di contouring perché mi sento troppo bianca e utilizzo di questa palette dell'autunno, sempre la Fall Back to Nature di Essence, edizione limitata, ma era bellissima, ragazzi. Se la dovessero rifare, vi consiglio di prenderla. Anche sul sito la trovate ancora. Meraviglia, belle meraviglie. Ok, e sto mettendo un po' di colore in più perché mi sento troppo chiara. Ecco, già quel poco mi è bastato. Ok. Come vedete, io lo metto prima così e poi cerco di sfumarlo un pochino per non creare un troppo bianco qui che non mi piace. Ok, diciamo che ho terminato con il viso, metto un pochettino di illuminante e poi passo al. Intanto vado sul naso perché mi sono dimenticata di creare leggermente di una piccola e leggera ombra sul naso. Ok.
Eccolo qua, il pennellino. Questo qua veramente mi è arrivato così, non... peccato. Prendo un pochettino di terra, sempre questa qua della Wacom, e la metto qui a creare una piccola ombra sul naso che mi rimpicciolisce. Ecco qua. Mi rimpicciolisce la mia patatona, che poi adesso non è più patatona perché sono dimagrita e dimagrito anche il nasino. Ecco, facciamo così. La nocciolina bianca. Ok. Perfetto. E abbiamo fatto anche il naso. Dicevo, terminavo. Mettiamo un pochettino di illuminante. Utilizzo questo qui di I Heart Makeup Triple Baked Blusher. Infatti vedete che ce ne sono tre. Questo è molto rosato, infatti non è molto estivo, però è bellissimo. Mi piace un sacco. Bello, bello davvero. Ragazzi, io non vedo il motivo di comprare tanti illuminanti se già ne ho parecchi. Perché allora ho questo qui. Qua ci sono tanti illuminanti in questa palette. Ne ho altri due, se non mi sbaglio, dentro. E sinceramente, ragazzi, il motivo di comprare altri illuminanti io non lo vedo, tranne che ne trovo uno più scuro, cioè per la mia pelle, per la pelle abbronzata, e allora ne possiamo parlare, ma poi non credo di comprare altri illuminanti. E fu così che domani andò a comprarsi un altro illuminante. Non lo so, ragazzi, mai dire mai nella vita. Anche perché è uscita la nuova collezione estate di Essence, che è bellissima. Andate a guardare il video di Elisabetta Vitale che vi fa vedere tutta la nuova collezione. Termino quindi le mie labbra con questa matita di Essence. Io amo Essence, se non si era capito. Soft Contouring numero 09 Going Steady. Lo metto bordi delle mie labbra. Ecco qua. Ecco, io amo andare proprio sul bordo esterno delle labbra, non uscire fuori, ma neanche stare troppo dentro, perché ragazzi, fortunatamente le labbra ce le ho abbastanza carnose, naturali, e perché non me le devo, come dire, non le devo mettere in risalto, mi piacciono, ho imparato a voler bene alle mie cose. E quindi metto questa tinta labbra dell'Astra, questa qua è la numero 01, matte, super matte, bellissima. E quindi ragazzi, termino, perché mi sa che non c'è più neanche tanta memoria nel mio cellulare, raccontandovi che presto vedrete un cambio look dovuto al fatto che ho perso quasi 10 kg. Quindi preparatevi per un prossimo video super bello, che sarà uno speciale 4.000 iscritti, dove vi farò vedere Mari che indossa degli abiti che non avrebbe mai pensato di poter indossare, coadiuvata dall'aiuto e dalla compagnia di una ragazza speciale che si chiama Gaia, che mi ha seguita. E mi ha consigliato, è stata la mia personal shopper per un giorno. Ragazzi, ne vedrete delle belle. Quindi, solo per chi ha finito di guardare questo video, sa la novità che ci sarà fra poco. Ragazzi, ho dovuto interrompere un attimino perché mio marito mi ha fatto una dedica radiofonica. Mi ha telefonato la radio e mi ha detto: sei buona, tuo marito ti ha detto che sei buona. E mi hanno fatto anche il jingle. Avanti, ringraziamo Ciccino che oggi mi ha voluto fare questo omaggio radiofonico. Quindi, ragazzi, termino dicendovi che ci vediamo presto per il speciale 4.000 iscritti. Vi do un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Vi aspetto, ciao!